puntata dedicata agli esercizi di tattica, strategia. Inizieremo con quattro esercizi abbastanza semplici, ma non credo semplici per tutti, soprattutto per i novizi. Quindi ci saranno dei temi che dovremo andare ad approfondire, perché queste cose qui spesso in partita non le si prendono nemmeno in considerazione per questioni prettamente sia da una parte psicologiche che dall'altra puramente materialiste. Negli esercizi tattici spesso si arriva alla risoluzione di tale enigma grazie a un sacrificio di pezzo. La gestione dei sacrifici per molti giocatori novizi è qualcosa di sconosciuto perché tendenzialmente hanno paura di perdere pezzi e non entrano nella modalità sacrificio per vincere la partita. E questo è qualcosa che va modificato. La tattica con i suoi esercizi vi insegnerà a portare a termine una partita che altrimenti continuerà per le lunghe. Potete contare magari su un piccolo vantaggio posizionale, però capite che se avete la possibilità di vincere subito, dovete saperlo fare. Poi, dopo questi quattro esercizi che vi farò vedere, andremo a vedere una partita di un utente che mi ha chiesto di poter analizzare una sua partita. Un utente con cui ho avuto il piacere di giocare un paio di partite, un giocatore sì novizio, ma che ha già un'infarinatura delle aperture, conosce qualche tema strategico, ma che ha ancora delle lacune a chiudere le partite e soprattutto continua ad avere questa paura di perdere materiale e spesso gioca mosse che sono iperdifensive, cioè che tendono a difendere pezzi che in realtà magari o sono già difesi o si difendono in maniera indiretta con manovre tattiche d'attacco. Ok, spesso questo ragazzo magari ha una bella impostazione in apertura, poi ad un certo punto si perde proprio perché dall'avere un'iniziativa pensa di più a problemi difensivi che, insomma, magari ci sono, però bisogna sapere anche cambiare marcia. È una posizione buona, devi provare a trasformare la posizione da statica a dinamica. Io vi ho insegnato anche da come trasformare quelle dinamiche in statiche, ma con un vantaggio duraturo e persistente, anche se magari inferiore, ma questo è già un livello più avanzato. Primo livello che dovete assolutamente acquisire è quello di riuscire a passare da una posizione staticamente valida ad un piano dinamico, perché non potete mica stare fermi, no? Come dire, faccio un bel quadro, dipingo, è bello da vedere, è finito così. A scacchi non è che finite l'apertura e poi state lì a guardarvela, che bello come ho giocato bene. Dovete arrivare fino in fondo e quindi dovete per forza imparare a capire se è meglio la difesa passiva in un dato momento oppure un attacco rapido ed incisivo. Ok, ma questo lo andremo a vedere alla fine dei quattro esercizi. Primo esercizio. Abbiamo l'editor scacchiera, svuotiamo la scacchiera e aggiungiamo i pezzi. Prenderò gli esercizi dalla rivista Toro e Cavallo. Primo esercizio, allora, il bianco ha i pedoni, tac, 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 tac e tac.
Poi un vescovo di fianchetto qua, in B2, due cavalli, in E2 ed F3, un re arroccato, torroni pernigotti in F1 e C1, una donna in nero ha pedoni, poi torroni pernigotti, cavallo, tac, due vescovi, tac, tac, no, questo pedone qui. Il re, tac, è una donna. È un po', controlliamo di aver messo tutto a posto. Sì, ok. L'esercizio è questo. Allora, prima di tutto iscrivetevi a questo canale, cercate di trovarlo su YouTube, non è ancora molto pubblicizzato perché la pubblicità ovviamente sul mio canale non c'è. Se vi iscrivete, cliccate sulla campanellina così avrete le notifiche sull'inizio dei miei video. Ok. Esercizio di tattica. Questo è un centropartita perché io vi faccio fare gli esercizi, ma voi dovete immaginare di essere in partita. Perché qual è la differenza? Allora, diversi utenti, ma non del mio canale, anche sui social, scrivono dei post e dicono: beh, io faccio 50 esercizi di tattica al giorno, è un mese che li faccio, poi in partita non vedo niente. Allora, c'è un motivo. Il motivo è che nell'esercizio di tattica voi sapete. Avete un indizio, sapete, avete delle informazioni. Il bianco vince. Allora, il vostro cervello comincia già a mettersi l'idea che in qualche modo voi riuscite a vincere e le provate tutte. Prima o poi magari la vedete, ma la vedete perché sapete che avete vinto. In partita nessuno vi viene a dire di guarda, non ti dico le mosse, però tu hai vinto. È un grandissimo vantaggio. Quindi in partita prima di tutto dovete arrivare a posizioni in cui creare, no? Perché negli esercizi sono preordinate, ma voi ci dovete arrivare con sin dall'apertura in certe posizioni e bisogna saperle riconoscere. Certe posizioni e poi c'è anche l'aspetto emotivo. In partita siete molto più agitati, avete l'avversario, avete il tempo che scorre. Gli esercizi di tattica siete rilassati, a mente fredda, potete metterci un'ora, un minuto, 10 secondi, non importa. Sapete che prima o poi dovete trovare la mossa vincente perché sapete di aver vinto. Quindi gli esercizi tattici sono utili, ma poi dovete trasformarli in pattern mentali. Ora, facciamo una fotografia di questa posizione, un po' rapida. Sicurezza del re, quella del bianco è ok, quella del nero no, re al centro. È in una posizione problematica. Il nero ha la coppia di vescovi, insomma, che gioca abbastanza poco. Il bianco ha un buon cavallo ma uno passivo, un buon vescovo di
di fianchetto, torrone pernicotti sulla C molto potente, donna molto più attiva. Il nero la donna un po' laterale. È vero che sta minacciando indirettamente questo, no? Perché se il cavallo andasse via, molti errori da cos'è che nascono anche, no? Perché uno è in questa posizione qua e poi dice, ma cavallo qui, boh, lo muovo, provo ad attaccare qualche cosa. Faccio un esempio, ma non vi accorgete che c'è il matto. Quindi prima di iniziare un qualsiasi attacco dovete vedere quali sono le vostre debolezze. Se avete dei fianchi scoperti, un re scoperto, un attacco sull'arrocco e capire quanto può essere minaccioso questo attacco. Ok? Una volta controllata la difesa, dovete pensare ad un eventuale piano d'attacco. Qui dovete capire che il re è al centro. La mossa non è facile. Non è facile. Chi guarda il video in registrata, stoppa il video e guarda la posizione. Vi do un indizio. Qui c'è il tema dell'adescamento. Il re in questa casa fa un po' schifo, ma se si spostasse ulteriormente al centro farebbe ancora più schifo. Ma dobbiamo trovare il modo di far venire il re probabilmente in questa casa. Le tecniche sono sempre le stesse. Scacco, cattura e attacco. Dovete valutare se c'è uno scacco. Con quale pezzo potete dare scacco? Potete dare due scacchi in questo momento. Vescovo in F6, lo dovete valutare. Vedete che cattura, boh, non porta niente. E poi, altro scacco è donna cattura vescovo, perché donna che fa sia scacco che cattura. Se non trovate scacchi o catture, dovete trovare un attacco ad un pezzo. Questo è il sistema per eliminare dalla vostra testa tutte le mosse inutili. Voi dovete cercare se c'è uno scacco. Non dovete incominciare da ma sì, ecco, spingo il pedone, chiudo il vescovo. Ok, ci potrebbe anche stare, ma dovete sempre iniziare da scacco, cattura, che a volte si combinano, e attacco, attacco per ultimo, attacco di un pezzo, lo dovete valutare per ultimo. Ok, vi do ancora un po' di tempo. Questo esercizio non è facile perché è controintuitivo. Voi dovete fare una mossa che chiaramente entra dentro un meccanismo psicologico. Vi hanno sempre segnato il valore dei pezzi. Il vescovo vale 3, il cavallo vale 3, la donna vale 9, la torre vale 5. Voi non darete mai un pezzo perché ragionate ancora semplicemente come il verduriere con la bilancia, tale peso, tale prezzo. A scacchi non è così. A scacchi bisogna contare il valore relativo. A volte i pezzi dell'avversario, anche se sono inferiori, vanno eliminati per i vostri pezzi superiori, per poi continuare una combinazione. Dovete imparare questa modalità, altrimenti giocherete sempre su un piano come a dama, no? Io ho una pedina, lui ha una pedina, due pedine, due pedine. Ok? È difficile, ci vuole tempo, ci vuole pratica, però se incominciate a togliervi dalla testa
questo blocco psicologico del perdere un pezzo, ma non è che perché lo perdete, perché ve lo dimenticate, proprio lo date voi, dare per avere. Ok. Qui la soluzione prevede un sacrificio altro indizio. L'indizio che vi ho dato è: dobbiamo portare questo re in D6, perché da D6, se voi immaginate il re in D6, questa casa non ce l'ha più perché c'è il torrone per Nigotti, questa casa non ce l'ha più perché c'è il pedone, quindi non ha più due case di fuga sui lati, non ha più due case di fuga sul retro. E questa casa è controllata dal cavallo. Quindi la soluzione è questa. Donna cattura vescovo, scacco, infatti c'è lo scacco e anche la cattura. Non la dovete escludere a prescindere, dovete andare avanti 2 o 3 mosse per capire se funziona, no? Voi vedrete che lui cattura. E adesso dovete trovare la mossa che chiude la partita, perché qui c'è scacco matto. Abbiamo detto che il re non può, l'unica casa in cui può scappare è questa. E noi dobbiamo dare uno scacco che impedisca al re di scappare in quest'unica casa. Qual è? Questo. Il re non può uscire. Il re non può uscire perché c'è il cavallo. Il re non può uscire perché c'è il pedone. Il re non può uscire perché c'è il torrone. E dietro non può scappare perché ci sono i suoi pezzi. Nessun pezzo si può mettere davanti al re. Tra re e il vescovo, e quindi è scacco matto. Ok? Dovete entrare in questa modalità. Anche se risolvete questo esercizio, il problema è che in partita potete non vederlo, perché in partita non vi passa per la mente di sacrificare la donna. Le guardate tutte, tranne quella. Voi volete tenere i pezzi maggiori. Ok? Uno può dire non ce la faccio, è più forte di me, non esiste non ce la faccio, non esiste perché se non ce la fai è non giocare a scacchi, io sono nudo e crudo, nel senso, puoi giocare a scacchi per divertirti, puoi per così, per passare il tempo, ci sta, ma se vuoi migliorare, se vuoi provare a fare qualche torneo, a iscriverti a un circolo, devi per forza passare attraverso questa sezione di allenamento. Sono dei pugni in faccia che prendete perché vi sentite inutili, vi sentite poco capaci, non ce la fate a risolverlo, ci state lì anche un'ora e lo risolvete. Vabbè, 5 minuti, poi vi arrendete, magari lo rifaccio domani. Non esiste domani, non esiste domani. Voi dovete finirlo entro la giornata, dentro la sezione di allenamento, ok? Così si migliora. Così si migliora. Bene, passiamo al prossimo esercizio. Sfruttiamo la scacchiera. Vediamo un po'. Allora, bianco, pedoni, tac, 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 vescovo, tac,
Tac, re. Tac. Tor. Tac, tor, tac. Donna. Tac. Cavallo. Nero. Gli scacchi hanno bisogno di pazienza, concentrazione, tempo, sudore, fatica. Non è come andare a fare una partita di bowling, abbiate pazienza. Chi ha visto la regina degli scacchi? Che? Regina degli scacchi, lei ha già tutto in testa, ha una capacità di visione della posizione innata e poi studia parecchio. Lei prende sempre libri, riviste e gioca praticamente sulla scacchi, sacrificando la propria vita sociale. Infatti, si migliora solo così. Poi, se preferite, un altro tipo di attività, non è che esistono solo gli scacchi. Ma se mi chiedete un aiuto, chiedete di voler migliorare. Io vi faccio migliorare, ma alla mia maniera. Vediamo un po' se abbiamo messo tutto a posto. Ok, è a posto. Questo è l'esercizio. Come potete vedere, è una posizione dove il nero ha materiale in più. Ha un pedone in più, quindi se voi col bianco non fate nulla, alla lunga vi stritola. Cambia i pezzi, va in finale e buonanotte. E di attivo avete il vescovo di fianchetto, un forte cavallo centralizzato, una torre su una colonna aperta, una donna ancora un po' passiva, un toro un po' passivo, re al sicuro, re. Relativamente al sicuro, ma perché dico relativamente? Perché in questo fianchetto non c'è un vescovo, ma c'è un cavallo. Cavallo di fianchetto quasi sempre è una rovina, perché non controlla questa casa F6. Chi è che controlla la casa F6? La donna. E allora? Questo è un indizio. Dovete far spostare la donna. Prima dovete valutare se c'è uno scacco. Ok, lo scacco di cavallo. Però la donna cattura e voi catturate il vescovo, è un cambio di pezzi. Non porta nulla. Non ci sono altri scacchi. Catture. C'è solo la cattura di questo pedone, ma non ha senso, obiettivamente, perché lui prende il vescovo e vi prende il cavallo, perdete un pezzo. Non ci sono catture. E allora dovete guardare se c'è un attacco, posso attaccare dei pezzi? L'attacco dei pezzi può essere portato anche da pezzi che non sono difesi. Attacco di deviazione. Uno può dire cosa posso attaccare? La donna col torrone pernicotti, ma è impresa. E quindi il vostro cervello la esclude a prescindere. Voi dovete combinare le due cose. Cosa succede se cattura qui con la donna? Allora, la donna cosa può fare? Qui non può andare. Qui non può andare, qui non può andare.
Mettiamo l'ipotesi del rifiuto della cattura. Qui non può andare, perché semplicemente potete o catturare il vescovo o addirittura dare scacco e poi catturare la donna. Ma la stessa cosa succede se la donna cattura. La donna non ha case di fuga, deve catturare. Forzata. Ho perso un torrone, ho perso un torrone. No. Scacco. Il re si sposta. Catturate la donna. La modalità del sacrificio può avvenire sia catturando con scacco oppure attaccando con un pezzo indifeso. La torre non era difesa, quindi voi sacrificate la torre. Date un bel torrone per Nigotti, no? Cioè, non lo so, il vostro compagno di banco che vi fa i dispetti a scuola. Voi fate i bravi, gli dite, al posto di picchiarlo, gli dite, no, guarda, facciamo così. Io ti regalo un torrone, no? Che bello buono, e poi tu non mi fai più i dispetti, no? Lui prenderà il torrone, dice bene, ho preso il torrone e continuerà a fare i dispetti, ma voi poi, trac, in quel torrone c'è un candelotto di dinamite, lo salta per aria. Ok, vedete? Dovete entrare in questa modalità, perderete un mucchio di partite giocando così. Però dovete imparare questi sacrifici, altrimenti le partite rimarranno sempre confuse. Non avete un bagaglio posizionale, una visione posizionale così ampia da poter passare sopra la tattica. Magari chi di voi guarda le mie partite, sembrano tutte molto semplici, no? Che tac, parto aggressivo, poi l'avversario si sbilancia, nel momento giusto cambio le donne, cambio il pezzo, nel momento giusto entro in un finale e poi spesso chiudo il finale con giocatori della mia forza, che è già buono. Però voi non avete tutta questa visione posizionale di entrare nei finali, di conoscerli a menadito, sfruttare le debolezze. Qui avete già materiale in meno. Col materiale in meno dovete inventarvi un attacco o recuperate sto materiale, perché potrebbe darsi che non ci sia proprio questa linea di sacrificio. Dovete comunque cercare di attaccare, di essere dinamici quando siete in svantaggio di materiale. Poi magari quando il materiale lo recuperate o avete materiale di vantaggio, potete entrare nella modalità semplificatore. Ok. Altro esercizio. Il video sarà un po' lunghetto, credo, perché poi dovrò analizzare la partita dell'utente Piffero 86. Ok. Altro esercizio. Allora, bianco, pedone, tac, 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 tac. Poi abbiamo un re. Un vescovo, e la donna, tac, torrone per Nigotti, tac, il nero ha torrone per Nigotti, tac, peduni, tac, no, tac, 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 un vescovo, tac, un re, la donna, tac, mi ha messo tutto, sì, perfetto, ora il bianco ha un pedoni pari, un pedone passato, un torrone in settima,
una donna molto attiva. Qui avete dei vantaggi, però il nero ha questo pedone passato, potrebbe dare dei problemi in futuro, anche se per ora non c'è nessun problema. E il bianco sta chiaramente meglio, tutti i pezzi più attivi. Il re nero non è molto protetto. Cosa facciamo qua? Sempre dovete guardare. Ho degli scacchi, li dovete vedere tutti. Uno in G7 di donna, guardate cosa succede. Nulla. In H8. Nulla. Altro scacco di vescovo. Non succede nulla? Non lo so. Perché il re qui, se cattura, si mette a raggi X con la torre. Scacco. E dai. Scacco. Può non catturare? No. Perché l'unica casa di fuga è questa. E poi prende matto in H8 con la donna perché non può scappare. Quindi è forzata la cattura. Ok, arrivata a questo punto qua. Dovete approfittare di un fatto. Questo pedone è inchiodato, vuol dire che il re non può catturare. Questo vescovo non può essere ricatturato. Ok, quindi catturate il vescovo. E a questo punto il pedone non può ricatturare. Ora le minacce sono devastanti. Due pezzi che attaccano il pedone, il re è lontano. Qualunque difesa di pezzo che potete mettere su questo pedone, catturate col torrone Pernigotti, date scacco. Ad esempio, una mossa come se difendete col re. Prendete anche di donna, è matto in due. Scacco, è matto. Se lo difende con un pezzo, magari questo. Per cambiare le donne, stavolta prendete col torrone Pernigotti, scacco, o dalla donna sul torrone, oppure se fugge, scacco, matto. Ok. Qui il tema era l'inchiodatura. Sacrifico un pezzo, porto il re a raggi X sotto una torre. E dopo mangio un pezzo difeso dal pezzo che è inchiodato sul re. Questa era una partita di Kasparov con il bianco. Ok, bene. Andiamo, ultimo esercizio. Se c'è qualcosa che non capite, scrivetemelo nella chat, scrivetemelo nei commenti. Io voglio sapere, è difficile? Sì, è difficile. Se non fosse difficile non ci sarebbe bisogno di gente come me che fa i video, non ci sarebbe bisogno di nessun trainer, di nessun tutorial, di niente, non ci sarebbe bisogno dei libri. Voi arrivate a queste cose qui da soli, dopo 2 secoli, a forza di giocare le partite, forse le trovate, ma le troverete per caso, perché non avete le basi. Queste basi bisogna studiarle, non arrivano dal cervello da soli. Purtroppo è così. Svuotiamo sta scacchiera, vediamo un po' l'ultimo esercizio. Questo è carino perché è un esercizio anche sui finali. Abbiamo il re, tac, un pedone, tac, e un torrone Pernigotti, tac, il re.
spedone. Tac. Torrone per negozi. Tac. Ok. Questo è un finale. Pedone, pedone, torrone, torrone. Teoricamente un beh, passo. Non è passo. Bianco ha un vantaggio, il pedone in due mosse va a donna. Come fate a fare andare a donna questo pedone? Prima mossa che cercherete sono di andare dietro al suo pedone, di spingere, però lui ha ancora anche un torrone, va dietro al pedone, voi non promuovete più. Questo è un esercizio di tattica, ma sui finali. Quindi, da cosa dovete incominciare? A vedere se c'è uno scacco forzante, uno scacco vincolante. In questi finali, per promuovere, tendenzialmente bisogna avere il torrone dietro il pedone, non davanti. E allora come facciamo a portare indietro il torrone? Scacco. Ok, iniziamo da questo scacco. Il re si deve muovere. Io adesso vado un po' veloce, però voi con calma potete guardare questo esercizio anche in registrata, stoppando il video. Mi tolgo dallo scacco. Ovviamente. Qui viene il difficile. Posizione non è cambiata molto rispetto a prima. L'unica cosa che è cambiata è che il torrone bianco adesso è dietro il pedone, ma non ancora dietro, è sotto il pedone. Deve mettersi su questa colonna. E chiaramente, se perdete ancora dei tempi per mettervi dietro la colonna, il nero ne approfitta subito per mettere il torrone per primo dietro la colonna. Che fare? La dovete prendere in considerazione. Se non lo mettessimo subito dietro. No, ma c'è il pedone, non si può. Allora voi la togliete subito. A scacchi, non arrendetevi. Ma cosa succede anche a me? Non arrendetevi alla prima ovvietà. È ovvio che perdo la torre. Basta, basta, basta. Guardiamo altro. No. Guardatela. Dopo la cattura. Analizzate di nuovo. Che faccio? Pingo. Sono una casa dalla promozione. E qua, attenzione. Incredibile ma vero. Come fa il nero a fermare questo pedone? Il torrone non può tornare indietro. Coprire l'ultima traversa perché se viene mangiato con donna non può mettersi dietro al pedone perché sacrificando la torre abbiamo messo un pedone a fare il suo pedone a far da barriera al torrone che non può intervenire. Questo qui non può più intervenire. Il pedone fa donna. Vi può dare degli scacchi. Vi togliete dagli scacchi, ad esempio, da scacco. Potete venire su, da scacco, potete venire su. Ok. Adesso non ci sono più scacchi, perché vi mangiate il torrone. È vero che è difeso dal pedone, però non ha più scacchi. Questo pedone promuove, non c'è modo di fermarlo. Però voi non vi dovete mai fermare alle ovvietà. È ovvio che perdo un. Il torrone non lo gioco, no, la
La giocate, in allenamento ovviamente. La giocate. Poi guardate cosa succede dopo la cattura. Ma in questa data posizione, il problema qual è? Che se, vedete, gli scacchi sono un gioco di dettagli. Se il pallone fosse stato qua, questo non era possibile. Perché ora il torrone entra. Quindi non è sempre così. Poi voi magari vi trovate nello stesso finale, finale simile. Trovatene un finale simile, questo era il finale, no? Re qua, dove date scacco e poi sacrificate il torrone. Ma se il torrone fosse stato qua, non c'era tutto ciò, era patto e non potete forzare. E qui dovete spingere. Lui va dietro, cattura, cattura, questo è un finale patto, ma con il torrone qui non è patto. Purtroppo gli scacchi sono così, vanno sui dettagli, dettagli sono fondamentali. Oh, bene, ora andiamo a vedere questa partita. Andiamo a cercare il nostro amico utente. Andiamo sulla sua pagina, andiamo partite. Ecco, lui mi ha chiesto di vedere questa partita. Che è stata una vittoria. Vediamo un po' cosa è successo. Mettiamo la barra del motore così commentiamo anche i momenti chiave. Ok, copriamo le mosse della partita, così non andiamo troppo avanti. Allora, capovolgi. Piffero 86 ha il nero. Ok. Togliamo anche questa modalità. Il suo avversario gioca 1-4. Apertura di re. C5, difesa siciliana. E questa è la partita. No, non è questo. Non è questo.
Ma dove finisce? Mi aveva mandato il link, ho dovuto controllarla. Ma dai, ma perché non la trovo più? No, deve essere prima. Devo andare a riprendere il link perché non la trovo. Non la trovo, però qua magari sembra che boh, violo la privacy, perché un conto è il nick, un conto è il suo vero nome, magari non vuole tirarlo fuori, non lo so, devo chiedere, posso venire su Facebook, non lo so, non lo so. Riesco a nascondere il nome. Cavolo. Niente, no, non lo trovo.
Dov'è finita quella partita dannata? Allora, pure l'avevo vista prima, era tra le prime che ha giocato, l'ultima che ha giocato. Poi questi video diventano lunghi, la gente si stufa. Allora, ricordo che aveva giocato con il nero. E vabbè, però, cioè, non si può. Prima l'ho vista, era in cima alle partite. Quante ne ha giocate? Mannaggia, comincio a innervosirmi. Mandatemi i link delle partite, non su Facebook. Mandatemele qui, sulla chat di Lices. Io non posso andare su Facebook, poi dopo, infatti la Messenger non era presente perché per questioni di privacy, quando accendete un programma di registrazione, vengono cancellati i nomi delle chat, chiaramente. E quindi io non trovando più la chat non trovo più la partita. E questo non va bene. Qui vedo tutte partite con stoppi. Ma quando ci ha giocato con quel tizio? Quando ci ha giocato? Adesso non va manco più giù. Video completamente andato. Ma possibile? Tanta partita. Come 70 partite? Allora, andiamo, perché ci ho giocato due partite, andiamo sulle mie partite. Così. Magari questo è un altro piffero, non so. Sono andato a vedere prima il profilo, aveva 1100 partite. Allora, vediamo le mie partite. Era Pifro 1986, ecco perché non la trovavo.
Non 86, ma sono piccioli. Adesso la troviamo. Piace pazienza, ma sono anch'io un po' imbecille. Gli anni passano, il cervello sono squaglio. Eccola qua. Oh, e poi comunque, guarda caso, c'è sempre un altro piffero, 86, no? No, potevo non trovarlo. Invece ne ho trovato uno simile e mi ha fatto perdere tutto sto tempo. Abbiate pazienza, ragazzi, il video diventa lungo, ma lo so. Questo è un canale così, non è un canale che guardi 10 minuti, boom, poi ti stufi. Cioè, poi non ti stufi, con questo ti puoi stufare, però abbiate pazienza. Che vi devo dire? E io faccio tutto al momento, non è preparato a tavolino. Avrei avuto 1000 programmi, avrei avuto già subito gli esercizi già prestampati, invece me li sono dovuti mettere a mano. Poi sono dovuto andare a cercare le partite. E ci ho perso del tempo, e vai su Facebook, e vai non su Facebook, e vai su... Allora, questo è un canale così, nudo e crudo, e c'è poco da fare. Ok, adesso siamo qua, vediamo questa partita. Piffero 1986 al nero, suo avversario gioca C4. 6 di 4. Copertura inglese, sperando che sia questa la partita, per come l'ho vista prima, sia questa. Allora, apertura inglese contro variante delle difesa, difesa moderna di fianchetto. Ok, poi si è rientrati in una partita di donna. Una difesa est indiana praticamente senza cavallo F6, okay? Qui non è tanto l'apertura che voglio andare a vedere. Okay, cavallo F3, sviluppo D6, impianto est indiano, okay, col vescovo in fianchetto, il controllo delle case scure. Vescovo in G5, mi sembra un po' anticipato, può andare bene. E questa non l'ho capita molto. Vescovo non va mai sviluppato in F5 in queste partite di est indiana perché dopo cavallo H4 perdete un tempo. Poi o dovete dare il vescovo sul cavallo, ma non potete dare la coppia di vescovo. Qui secondo me è consigliabile cavallo F6. Penso sia la migliore anche perché è tematica. H6. È possibile, C5 è possibile. Questa non mi piace. Ok, ma l'ha giocata. Bianco ha un leggero vantaggio. Bianco sta giocando molto posizionale. Questa ci può ancora stare. Siamo in apertura qui, un tentativo di cambio di vescovi da parte del bianco. Qui va cambiato il vescovo. Bravo, lo cambia, cambia. Qua un piano come F6 e 5 molto valido perché sto vescovo qui è malmesso. Poi i piani possono essere tanti, anche sviluppare il cavallo in F6, arroccare corpo. Idee sono sempre quelle, o fare C5 o fare E5, le due spinte tematiche. Sviluppa il cavallo, H3, mossa proprio profilattica, ma mi piace molto per il bianco questo H3 perché non c'è più il vescovo delle case chiare, cosa vuoi impedire che il cavallo vada qui? E se va qui? Se ne frega, è mal piazzato. Meglio cavallo C3 tutta la vita. C5 è tematica, però... Prima di fare queste spinte, o C5 o E5, bisogna arroccare, perché se si apre troppo il gioco, il re è ancora al centro, può essere pericoloso. Ma per adesso è ancora giocabile questa partita. Lo sviluppo di un cavallo, donna B6 aggressiva,
Ma queste mosse sono tutte valide. Donna B6, va bene. Però dovete sempre farle dopo arroccato. Non potete dare troppi controgiochi. Ok, adesso attacco un pedone. Nulla di grave. Qui scaccia la donna. Scacco in A5. Torno indietro di cavallo. Un po' di perdite di tempo qua. Alla fine, a livello corposo, non vedo un giro in giro di pezzi. A6 ci sta, per non fare scendere il cavallo in B5, anche se adesso è inchiodato. Però devi arroccare un po' prima. Arrocco, oh, finalmente arrocco, arrocco. Apertura finita, il bianco ha un leggero vantaggio di spazio, ma nulla più. Ok. L'idea di fare prima o poi B5, questa qui è brutta per il bianco, insomma. Me non piace. Cambi, prendi. Ora la sua struttura pedonale non è bellissima. Hai questo in presa. F6. Può andare. Allontana il vescovo. Questa mossa non l'ho capita. Torre F7. Perché vuoi fare F5 e allora vuoi continuare a difendere il pedone. Però in questo caso un cambio del pedone centrale, mettere il cavallo in B6 per attaccare questa debolezza mi sembrava più immediato. Poi la torre rimane insaccata qua in F6. Ok, non è ancora un errore, sicuramente. Vuole raddoppiare le torri. B5. Bene, attaccato. Guadagna un tempo. C4. Va benissimo. Bene. Toglie la donna. Cambio di donna. Prende. Il nero adesso sta un po' meglio. Perché qui c'è una maggioranza di pedoni, buona per il finale, questo pedone che è un target. Bisogna soltanto poi svincolarsi da questa conformazione di pezzi. Questa non mi piace per niente. Perché metti la torre qui su una colonna chiusa? Cavallo B6 sembrava più forte. Questa. Passiva, toglie una torre dalla colonna A, dalla colonna B per le eventuali spinte. Qui è inutile la torre. Bianco però anche lui cincischia, cincischia. No. Questo piano andava bene, ma se non ci fosse stato il pedone in D5, ora prende un passante e vi dà un bel forchettone ai due pezzi. Partita persa. Partita persa. E5 è tematica, ma non in questa posizione qua con questo pedone. Questo pedone lo devi attaccare. Le ultime due mosse, appena sei uscito dall'apertura, hai avuto dei problemi di collocazione dei pezzi nelle case migliori. Hai solo pensato a difenderti passivamente. Dopo
All'improvviso, dopo che hai messo i pezzi male, decidi di aprire la posizione. E lì non va bene. Ma lui non la vede. Lui non la vede. Ti sei salvato. Questa è un'altra mossa che non ho capito. Il vescovo cosa ci fa lì? Questo pedone vuoi difendere di 6 indirettamente? Tu questo non lo devi mai spingere, però lascialo qua al vescovo. Massimo mettilo in H6, poi puoi provare F5, F4. Passivo, passivo, iperprotettivo. E qui è la paura dei fantasmi. Adesso qua questo è un errore perché il cavallo B6 penso sia vincente, questo qui non lo difende più. Bravo, l'hai vista. Le idee le hai, solo che prima di arrivarci vuoi proprio mettere tutto, tutto difeso, sei iperprotettivo. La partita è finita, insomma. Cattura. Adesso minacci il pedone in E3. Lui cattura. No. Perché? E tanto anche se vieni con il re, cioè, il pedone è difeso da due pezzi al cavallo. Puoi cambiare prima tu, aprirti la colonna e dopo mangi in E3, attacchi la torre. A un certo punto ti perdi in queste mosse qua. Hai giocato bene, hai messo il cavallo, no? In D5, no? Questo. Prima cambi, togli la debolezza, apri la colonna, cavallo attivo. E se prende qua, non può prendere, perché prendi? Lui prende col pedone, ok? Tu hai un tempo in più. Questa non è che perde, ma perde il vantaggio, cioè avevi partita vinta, adesso è il gioco pari. E qui cambia, cambia. Cosa serve semplificare adesso? Il centro del bianco sta diventando importante adesso. Si attacca la torre mal piazzata, ma non mi sembra valido. Va bene, fai pressione, ok. Però adesso vedi che questo vescovo è come se non ci fosse. Adesso proponi dei cambi, ma non hai i pezzi nelle case migliori. Soprattutto quel vescovo. E lui non cambia. Va bene H6, va via. Come risolvi il problema di quel vescovo? Il trattore va un po' di qui, un po' di là. Ma questo qui, ecco, questo è un errore. Questo è un errore tipico, no? Di chi vuole attaccare senza sapere quello che sta facendo. Il tuo avversario ti ha regalato un pezzo, perché dopo G5 parte il cavallo. Pezzi sospesi. Vedete, quando spingete i pedoni, i pedoni non tornano più indietro, il pezzo rimane sospeso per aria, su una colonna aperta. Sembra aggressiva, no? G4, però dietro lascia tutto. Bravo, l'hai visto.
Oh, bravo, qui hai vinto. Qui è solo questione di tecnica, bravo. Okay. Qui ci metti il vescovo, scacco, non importa, bravo. Questa. Oh, qui stai giocando bene. Perché sei in una posizione talmente semplificata, hai approfittato dell'errore dell'avversario e qui è vinta. Cambi, cambi. Bravo. Qui l'attacco viene da solo. Bravissimo. Come ho spiegato io in certi video, semplifichi tutto e hai un cavallo in più. E la partita è finita. Però tu sei arrivato in questa posizione grazie agli errori del tuo avversario. Però lui aveva vinto la partita. Il pregio è che giochi abbastanza bene l'apertura, vedi piani interessanti, ma troppo timido. Hai dovuto aspettare gli errori dell'avversario gravi, però. E5 è stato un disastro. Passante. Vabbè, succede, non è che ti metto in croce per questo. Però quello che ho notato, più che l'errore in sé, l'errore tattico, è stata la disposizione dei pezzi dopo l'apertura. Fino qua, ok, ma già questo Torre F7 non mi è piaciuto. Insacca la torre. Poi ancora dopo il partito a sprombattuto è questa, poi in un colonna chiusa difende un cavallo che non è attaccato da nessuno. Passivi, due torri passivi. Quando hai questo da andare ad attaccare. E qui lui ti fa E4. Fortissimo al centro. Ora, lui non ha visto l'errore, ok? Questa anche, no? Niente, non va bene. Eh sì, tu vuoi difendere indirettamente, ma. Io questa voglio giocare. Ma lui cosa fa? E4. Qua. Questi non li ferma più nemmeno con le mani. Ok, volevi un'analisi di questa partita. L'hai vinta, però devi lavorare di più sulla coordinazione dei pezzi. L'apertura, ok, sembra che un pochino di infarinatura ce l'hai. Ho fatto una tipica est indiana, qualche piano interessante lo hai avuto, però poi non sei stato incisivo. Hai cominciato a tappare buchi che non c'erano. Bisogna essere più attivi, mettere i pezzi in case attive e non aver paura di subire degli attacchi. Perché
E poi a un certo punto vedo che l'iniziativa la vuoi prendere, no? Con le spinte, ok? Poi freni troppo. Freni troppo, ok. Direi che con questo è tutto. Il video è un po' lungo. Ci vediamo domani con l'apertura. Parleremo dell'apertura scozzese. Apertura adatta alle persone un po' così parsimoniose, un po' tirchie. Gli scozzesi sono un po' così, no, a parte gli scherzi, è una partita molto aggressiva. Ve la farò vedere dal punto di vista del nero, perché così mi è stato chiesto da un utente. Ok, scusate per se ci ho messo un po' di tempo a cercare la partita. Ci vediamo alla prossima. Ciao e arrivederci.